L'elemento sorpresa è la chiave. Dovete afferrarlo e buttarlo a terra, così velocemente che lui non ha il tempo di reagire. Assicuratevi che lo recidete da un altare all'altro. Siate brutali, senza paura. Sbattetelo a terra e tagliatelo velocemente. Non abbiate pietà. Abbiamo abitato e ci allenavamo nel deserto per un proposito: di ritornare in Egitto e destituire il governo. Eravamo pronti per fronteggiare ogni difficoltà per amore di Allah. Non ci portava altro che la chiamata dell'Islam. Avevamo solo due scelte. Una era morire e andare in paradiso. L'altra era sopravvivere per vincere la battaglia. Eccellevo nel tiro col fucile e insegnavo agli altri a essere cecchini. Chi lotta per la causa di Allah ed è ucciso, ottiene la vittoria. Noi gli conferiremo un grande premio. Tuo fratello è in paradiso, Mustafa. Dovresti consolarti con questo pensiero. E non dire di quelli che sono stati uccisi nella via di Allah, che sono morti. Anzi, sono vivi. Ma voi non lo percepite. Così dice Allah. Pace sia sopra di te, Emiro. Pace sia sopra di voi. La grazia di Dio e benedizioni. Come è andato l'allenamento, fratelli? È andato bene. Lode a Dio. Sedetevi. L'Emiro ci paga le visite periodiche per provare la nostra disponibilità. Una sera ci lesse del giornale del Cairo di un gruppo di missionari che sono stati arrestati. Loro erano accusati di voler provare a convertire dei musulmani nominali in un ospedale dei loro, con offerte di sesso e soldi. Dio è grande! Calma, calma! Silenzio! Fu un'umiliazione per tutti noi. Essendo il mese del Ramadan, ci sentivamo di aver fallito nel prendere posizioni per Dio. Ognuno era furioso. Per me era solamente un'altra occasione per odiare i cristiani. Votammo per mettere fine all'evangelismo cristiano, a qualunque costo. L'Emiro escluse un confronto militare, proponendo invece un confronto logico nel quale noi avremmo dovuto scrivere un libro provando che la Bibbia è stata alterata e non è affidabile. E chi dovrebbe scrivere questo libro? Qual è il tuo problema? Hai paura di un libro? Mia madre dice che i cristiani fanno incantesimi e fanno magia con questo libro. E chiunque legge il loro libro rimane incantato. E rimane anche maledetto. Io non leggerò questo libro. No, no, questo è impossibile. Non discutere. Se credi in Allah nell'ultimo giorno, devi fare come ti dico, Khalil. No, Amir, trovatene un altro. Ti prego. Ti prego, Emiro. Trovatene qualcun altro che lo faccia. Sono convinto che non c'è nessun altro più capace di te per questa missione, Khalil. Mi stai chiedendo di essere come loro. Pensare come loro. Come posso farlo? Chiedimi di uccidere ogni cristiano in Egitto.
Vanno a chiedermi di leggere questo libro e neanche di toccarlo. Il tuo zelo per Allah è notevole, ma questo zelo ti ha accecato. Hai perso il tuo discernimento. Non puoi vedere tutto l'onore e il rispetto che guadagnerai. Se compirai questa missione, tu sarai il primo che esporrà le bugie dei cristiani e dei giudei. Riceverai 500 pounds al mese come indennità. Te li porterò io stesso. طوال هذه المدة وسوف أسلمها لك بنفسي. Finimmo il campo nel deserto e tornai a casa. E passò un mese e io non feci nessun lavoro. E ragazzi, cosa succede nel telefilm oggi? Quella povera ragazza! Suo figlio è corso per strada ed è stato investito da un'auto. Stai scherzando? Siediti, mamma, e guarda con noi. Khalil. Non ve l'ho detto un migliaio di volte di non guardare questa eresia? Stavamo guardando. Khalil, è tua sorella! Eretici! Alla fine decisi di seguire l'ordine dell'emiro. Dovevo ubbidire e iniziai il compito che mi aveva affidato. Non sapevo dove iniziare. Nel leggere la Torah trovai delle istanze poco contraddittorie. Ma dissi, queste non mi aiutano perché anche il Corano è pieno di simili differenze. Se diciamo questi errori indeboliscono l'accuratezza della Bibbia, allora ci giudicheranno il Corano con lo stesso giudizio. Così cercai degli errori più notevoli, ma non ne trovai alcuno. Lessi l'intera Bibbia, ma non trovai ciò che speravo di cercare. Non ci sono versi nella Bibbia che menzionano la venuta di un profeta chiamato Maometto, neanche Ahmad. Ti ho portato ciò che hai bisogno, Khalil. Prendili. Mostrano la verità. Questo libro elenca 27 riferimenti al profeta Maometto. Pace sia su di lui. Pace sia su di lui. Sono riferimenti che compaiono nella Torah e nel Vangelo. Che non me l'hai dati prima? Ho voluto che leggessi la Bibbia da te stessa prima. Così chi potrà discutere con le tue conclusioni? Khalil, figlio mio, questo libro che stai scrivendo sta per essere diverso di ogni altro libro scritto su questo soggetto. Se Dio vuole, ci saranno magnifici risultati. Dio volendo, vedrai. Bi'iznillah,
Decisi di esaminare tutte le 27 referenze elencate nel libro. Ognuna fallì nel proposito di provare qualcosa. Dissi: Signore, non riesco a provare che la Bibbia è stata alterata e non posso trovare che il profeta Maometto sia menzionato da qualche parte nella Bibbia. Per cosa stavo vivendo? Chi stavo adorando? Pensai, se la Bibbia è vera, quale sarà il futuro del Corano? Non possono essere entrambe giuste, perché muovono in opposte direzioni. Così iniziai a scrivere un articolo di ricerca, intitolato «È il Corano la parola di Dio?». Quando finì, era lungo tra le 200 e le 300 pagine. Così un giorno l'emiro mi fece una sorpresa. Per favore, aspetta, Khalil sarà qui in un minuto. Grazie. Allah sia lodato. Ha finalmente iniziato a scrivere. Cosa ti sta succedendo, Khalil? Cosa stai scrivendo? Mi stai dicendo che il Corano non è la parola di Dio? Se non mi credi, leggi da te stesso. Pensi che sia felice della mia conclusione? Ti ho pregato ore e ore di dare questo compito a qualcun altro. E hai detto sempre che Dio ha scelto me. Tu sei quello da biasimare, non io. Noi ti paghiamo un sacco di soldi per esporre le bugie dei cristiani, gli infedeli. No, no! Tu mi hai detto di fare una ricerca. Bene, l'ho fatta. E il loro libro è la verità. Non solo questo. Il Corano stesso riconosce che Isa, il Messia, è Dio. Zitto, zitto! Non osare parlare ancora! Il Corano dice... Isa parla in parabole e sta tornando nelle nuvole. Sarà il giudice di ogni popolo. Isa ha l'abilità di creare, di guarire i malati, di risorgere i morti. Sta tornando nelle nuvole e giudicherà le nazioni nell'ultimo giorno, proprio come dice il Corano. Lo stai uccidendo! Ascoltami bene, da adesso in poi, tu e io non ci conosciamo più. Dirò al gruppo che hai abbandonato, infedele, e se mostri a qualcuno questa spazzatura, ti ucciderò con le mie mani, infedele. Ma disse a loro: amate i vostri nemici.
benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a chi vi odia e pregate per quelli che vi maltrattano, vi sfruttano e vi perseguitano. Non resistete al male, ma a chi vi colpisce sulla guancia destra, dategli anche l'altra. Lottate contro gli infedeli, perché sono senza fede. Combattete contro i politeisti nel modo in cui vi combattono a voi. Combattete contro chi non crede in Allah. Lottate, lottate, lottate. Anche se sono padri, figli e mogli, uccideteli. Pronto Timoteo, sono Khalil. No, tutto ok, è solo che vorrei fare un lungo discorso con te. Un giorno chiamai un amico di lavoro che sapevo che era cristiano. Speravo che lui avrebbe parlato con me del Vangelo, ma lui aveva paura e ha riattaccato. Allora accadde qualcosa che mi terrorizzò. Scoprì che qualcuno aveva rubato la mia 24 ore, che conteneva la mia Bibbia e il passaporto. Scusi, ha visto la mia borsa? Signori, signori, avete visto la mia borsa da qualche parte? Che borsa stai parlando? Avevo la mia carta d'identità e la mia Bibbia. La mia Bibbia. Signore, signore, devi pagare il conto del telefono. Dio, per favore, ascoltami. Mostrami la tua via. Tutto ciò che io voglio, tutto ciò che ho sempre voluto, è di conoscerti e servirti con tutto il mio cuore e la mia anima. Ti ho amato dall'infanzia. L'intera mia vita è nelle tue mani. Dio, sono così confuso. Ho bisogno di te. So che sei l'unico Dio. Sei il Dio dei musulmani o dei cristiani? Se sei il Dio dei musulmani, togli da me ogni cosa, eccetto l'Islam. E se sei il Dio dei cristiani, allora porta luce nel mio cuore per adorarti. Mostrami la tua via, per favore, oh Dio. Quella notte dormii profondamente come mai in tutta la mia vita. Quando fu quasi l'alba, feci un sogno. Hai ancora dubbi su di me? Chi sei? Io sono colui che stai cercando. Non ricordo. Leggi il libro. Io amo il libro. Sì, lo so. Ma l'ho perso insieme a tutti i documenti. Il libro non può essere perso. Alzati e apri l'armadio, lo troverai lì dentro.
Khalil? Mamma, devi perdonarmi. Pensavo che stavo seguendo la vera fede, trattando così, così duramente. Perdonami e lascia che io baci i tuoi piedi. Oh mio Dio, cosa ti è successo, Khalil? Dio mi ha guidato la verità. Il Dio che mi sta guidando ora non è quello che seguivo prima. C'è solo un Dio? Sì, mamma, è Lui che mi ha insegnato ad amarti e a obbedirti. E chi è questo Dio, Khalil? Lui è il vero Dio, rivelato in Cristo. Issa, come è scritto nel Corano. Fermati, Khalil. Se ti sentono, penseranno che sei un pazzo. Farò come dici, ma tu mi credi? Perché non ti devo credere? Non mi hai mai trattato così. Vai, mio caro, e Dio non ti dimenticherà. Per favore, perdonami, mamma. Il mio cuore è cambiato. È stato cambiato dall'amore.